Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Visto che ho accumulato tantissimi libri nell'ultimo periodo e vi avevo già fatto vedere, mi sembra, sulle Instagram Stories, che sì, non, ho continuato a non mantenere il mio buon proposito di comprare meno libri, ho pensato fosse giunta l'ora di fare un video per mostrarvi tutto, perché ho un bel po' di cose che vengono dall'Italia e altre cose che ho comprato qua nel corso dei mesi. Quindi cominciamo con i libri in italiano. Un romanzo che volevo assolutamente recuperare e che non mi andava di avere in ebook, ma volevo avere cartaceo, è l'ultimo romanzo di Violetta Bellocchio, Mi chiamo Sara, vuol dire principessa. Non l'ho ancora cominciato, però so che tante persone che l'hanno letto, che magari non si erano mai approcciate alla Bellocchio, ne hanno parlato molto bene, fra cui mi sembra anche Andrea, e sono curiosissima di leggerlo perché so che si parla di questa ragazzina che si fa un po' trascinare nel mondo della musica in modo un po' ingenuo, ma so che in teoria dovrebbe anche essere una storia che va a criticare in un certo senso, comunque a esplorare quella che è l'industria della musica e in generale la storia di come molto spesso le persone vengano trascinate in questa industria e sfruttate. Niente, sono molto curiosa, è una storia sicuramente interessante, appassionante e non vedo l'ora di leggerlo. Poi, un altro romanzo che volevo recuperare perché un paio di anni fa, per lo Stregaton, avevo letto una sua raccolta di racconti, è La città interiore di Mauro Kovacic. Questa copertina non mi fa impazzire. Però Kovacic è uno scrittore triestino, questo romanzo stesso dovrebbe sempre essere ambientato a Trieste e io ero convintissima che fosse candidato allo Strega anche quest'anno, in realtà non credo, però chi se ne frega, mi andava di leggerlo lo stesso e dovrebbe essere una storia collegata alla Seconda Guerra Mondiale, ambientato a Trieste, e quindi sapete che questi sono tutti elementi che mi interessano. Ovviamente tutto questo malloppo di libri viene da quando sono andata a Trieste una settimana, perché chiaramente mi ero ripromessa di comprare pochi libri, ma vabbè, solita storia. Anche questo non l'ho ancora letto, in realtà non ne ho sentito neanche tantissimo parlare, però mi sembrava un seguito, tra virgolette, interessante alla lettura che ho fatto un po' di tempo fa, che si chiamava Trieste, di una scrittrice, credo che fosse croata. Magari vi linko il video delle letture dove ne parlavo, e quindi niente, l'ho preso. Poi, ovviamente, essendo a Trieste, non potevo farmi sfuggire qualcosa di Joyce e ho trovato questa bellissima edizione della casa editrice Rispostes, se si pronuncia così, che si chiama L'Irlanda alla sbarra e altri scritti in italiano, con in copertina Marilyn Monroe che legge l'Ulisse. Avevo letto sempre stralci di appunto di questi saggi e articoli vari di giornale che Joyce aveva scritto durante il suo periodo triestino. Lui aveva, vi faccio vedere magari appunto tutti questi articoli, aveva collaborato con l'Università Popolare e anche con Il Piccolo, che è il quotidiano di Trieste, e aveva scritto appunto vari articoli, saggi in italiano. Avevo voglia di trovare un'edizione carina dove fossero tutti raccolti. Qua non sono sicura che ci siano tutti, credo di sì, ma non lo so, appunto non l'ho ancora letto. Però appunto mi piaceva molto, questa copertina è molto bella. Quindi niente, l'ennesimo Joyce che si aggiunge alla mia collezione. Un altro libro che non potevo assolutamente farmi sfuggire e l'ho visto in varie librerie, prima alla Lovat, che è in Viale 20 Settembre, e poi alla UBIC, che è tipo tra Piazza Unità e Piazza Borsa, è Oltre le parole, scrittrici triestine del primo Novecento. Questa in pratica è un'antologia che, se ho capito bene, è stata creata dopo più di un anno, credo, di ricerca dalla Casa Internazionale delle Donne di Trieste, mi sembra. Sì, Casa Internazionale delle Donne di Trieste. E è volta appunto a far riscoprire scrittrici del primo Novecento di Trieste, andate dimenticate in un certo senso.
Quindi non c'è solamente la parte di antologia vera e propria dove si possono leggere stralci, passi da queste scrittrici, c'è anche una parte proprio tutta informativa con tante foto che va a ripercorrere le storie di queste donne. Sapete che lavori di questo genere trovano sempre, diciamo, sono sempre interessantissimi per me perché penso che ci siano tantissime cose che ci stiamo perdendo, che abbiamo perso per la strada nel corso degli anni, dei secoli, e in particolar modo quando si tratta di storia delle donne e storia di una città a cui sono molto legata come Trieste. Ovviamente questa cosa ha unito due miei interessi e quindi sono veramente molto molto curiosa di poterlo leggere. Se anzi sapete di libri simili in generale su scrittrici andate dimenticate o che sarebbero da riscoprire, fatemi sapere perché è un argomento che mi sta molto a cuore. Poi, sempre nella sezione un po' dedicata a Trieste, sempre della libreria Lovat, ho recuperato una Delphi di cui avevo sentito parlare in modo veramente appassionato in quella trasmissione di cos'era Rai 3, Città Capitale, Provincia Capitale, nella puntata comunque dove erano Trieste, ed è scritti di Roberto Bazlen, non so come si pronunci. Questa studiosa mi sembra che era intervistata durante la trasmissione, ne ha parlato in un modo talmente appassionato appunto che mi ha fatto incuriosire ancora di più. Io non ho mai avuto modo di studiare questo autore, proprio arrivo da completa ignorante, però anche solo leggendo la quarta di copertina, perché poi avevo cominciato a informarmi già da qua, quando avevo visto la puntata su internet. Ho pensato che fosse assolutamente un libro imprescindibile che doveva far parte della mia personale biblioteca e quindi l'ho recuperato. Ultimi due libri italiani sono due saggi e vedete che c'è un po' un trend di non fiction in questo video, non so perché ultimamente mi sento molto ignorante sotto tanti punti di vista e sotto tanti, per quanto riguarda tanti argomenti che voglio recuperare perché secondo me sono importanti a livello sociale per il momento storico in cui stiamo vivendo. E quindi ecco, presumo sia questo il motivo per cui ultimamente ho acquistato e sto leggendo molta non fiction. Uno comunque, il primo che vi faccio vedere in italiano è Libere tutte, dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio. Questo saggio di Cecilia D'Elia e Giorgia Serughetti è uscito per Minimum Fax qualche mese fa e chiaramente dovevo comprare questo libro perché sapete che il femminismo è un qualcosa che mi interessa molto, cerco sempre di informarmi, di studiare, di imparare, non si smette mai di imparare nella vita e quindi sono molto curiosa di leggerlo. E l'ultimo libro che ho comprato in Italia, appunto, un altro saggio ed è La Mediocrazia di Alain Denault. Che è questo saggio appunto sulla mediocrità e sul fatto che nella società odierna i mediocri hanno la meglio, non sia più quasi importante in un certo senso essere veri esperti in qualcosa perché non saranno gli esperti ad essere premiati dalla società e quindi la meritocrazia sta venendo sostituita dalla mediocrazia, come appunto sostiene questo filosofo canadese. Mi sembrava molto interessante, avevo letto un articolo, mi sembra su Repubblica, un'intervista, e da lì mi è sembrato un argomento molto, molto attuale e quindi ho voluto recuperarlo e vedremo. Se l'avete letto fatemi sapere cosa ne pensate. Poi passiamo ai libri che ho comprato qui a Londra. Il primo non vi suonerà nuovo perché ero andata alla presentazione e ne avevo parlato su Facebook ed è Beach Doctrine di Lori Penny. Sapete che lei mi piace molto, ho fatto anche un video su di lei un po' di tempo fa, ve lo linko anche questo. E questa in pratica è una raccolta di saggi, articoli degli ultimi anni. Lei ha presentato appunto questo libro in una libreria molto carina che si chiama, come si chiama?
Si chiama West End Lane Bookshop, vi lascio il link se trovo, magari credo che abbiano un sito comunque dove trovarla, perché è veramente una libreria indipendente molto molto carina. E, è stata una presentazione molto interessante, tra l'altro, e qui si parla un po' di tutto in un certo senso. Se conoscete comunque Lori Penny come giornalista, lei parla molto di femminismo, parla di politica. E visto che è da un po' che abita in America, perché credo che abbia vinto una borsa di studio, adesso non sono sicura, e con quello tutto che è successo con le elezioni, ovviamente si parla molto di politica americana, però si parla anche di, sì, appunto di femminismo, di lavoro, e quindi niente, mi sembrava carino avere tutti insieme tanti articoli e saggi che magari mi sono persa nel corso degli anni su internet. Poi, ah sì, l'ho cominciato a leggere, sì, c'è cioè segnalibro, però in realtà è uno di quei libri a cui si può leggere un po', poi abbandonare, perché appunto proseguendo per articoli e per aree tematiche non c'è un filo logico, insomma, come un romanzo o come un libro di non fiction solo su un singolo argomento, e quindi me lo sto un po' centellinando, leggendo un po' così, a spizzichi e a bocconi. E invece un altro saggio molto interessante, ma questo su un singolo argomento, e perdonate perché la copertina è tutta rovinata, ma perché lo sto leggendo e lo butto nello zaino e si sta distruggendo, è Inferior di Angela Saini, che probabilmente non si pronuncerà così, ma già la copertina, insomma, è bellissima. In pratica, questo saggio è scritto da questa scienziata che ha deciso di esplorare come nel corso della storia la scienza abbia, in un certo senso, sempre escluso la donna. E quindi come il concetto di inferiorità della donna, inferiorità anche biologica, come ha detto un Google Bro a caso ultimamente, sia in realtà ovviamente una stupidata. Lei, va per capitolo per capitolo a esaminare qualche aspetto che viene dato in un certo senso per scontato, perché è scientificamente vero, e con un apparato di note, di bibliografie, eccetera, va in modo molto oggettivo ad analizzare certi costrutti, certe osservazioni, certe affermazioni che vengono fatte anche nella vita di tutti i giorni, andando a vedere entrambe le parti, cioè fa quello che la scienza dovrebbe fare, cercare ricerche che siano state fatte su un ampio spettro. Lei va ad analizzare certi studi che sono imbarazzanti in un certo senso, proprio per quanto approssimativi sono. Vi farò sapere di più una volta che lo finirò, però è scritto molto bene, non c'è nulla di complicato, tutto viene spiegato, quindi anche una persona come me che di biologia non sa niente, può seguirlo. Altro argomento che mi sta chiaramente molto a cuore è la questione case, perché qui a Londra, come saprete, visto che no, c'è stato bisogno della tragedia perché tutti quanti vedessero, insomma, com'è la questione abitativa a Londra, ho acquistato questo libro che si chiama Big Capital, Who is London For? Di Anna Minton, che appunto va ad analizzare quella che è la situazione abitativa, le varie politiche che sono state messe in pratica nel corso degli anni, proprio sulla questione case. Saprete che qui a Londra c'è un gran discutere per la questione sussidi. È relativamente facile ottenere sussidi per avere case, ma quello che la gente crede che questo significhi è sbagliato, nel senso le case popolari molto spesso non sono case dove qualcuno vorrebbe effettivamente vivere, e il fatto che il sistema di welfare sia così accessibile ha fatto sì che ovviamente tante persone ne abbiano approfittato. Ciò non toglie che il mercato immobiliare è
marzo, cioè, la situazione è veramente drammatica, nel senso che le case costano tantissimo, gli affitti sono un qualcosa di fuori di testa e quindi anche vedere, insomma, da un punto di vista più professionale, ecco, non solamente così per sentito dire o per esperienze più o meno dirette, come si è arrivati a sviluppare le varie politiche abitative a Londra, ecco, mi sembrava molto interessante. E se da una parte Londra è una città dove si cerca di evitare di ghettizzare le persone, quindi anche nei quartieri più ricchi, centrali, c'è sempre ci sono sempre abitazioni popolari, ci sono sempre posti dove è possibile affittare a prezzi un attimo più convenienti, è anche vero che tutto il concetto di affitti a buon mercato è molto molto vago, nel senso che tutto costa tantissimo, anche solo affittare una stanza a dei prezzi che in Italia ci sogniamo. E chiaramente, ecco, sapete, no? Lo diciamo sempre anche noi in Italia, se è la tragedia perché ci si accorga di qualcosa, con l'incendio che c'è stato qualche mese fa, si è parlato molto della situazione abitativa e del fatto che non solo affittare costi molto, ma che si è proprio creata una situazione per cui i proprietari di casa non hanno neanche bisogno di stare troppo dietro le loro proprietà, anche dal punto di vista della sicurezza vera e propria, proprio perché tanto sanno che qualcuno che cerca una casa ci sarà sempre e che troveranno qualcuno che pagherà l'affitto anche per una bettola. E questo, insomma, non è il massimo perché non siamo numeri, siamo persone e niente. Volevo vedere di più, volevo capire meglio in maniera più approfondita da dove è nata questa crisi immobiliare e soprattutto capire anche meglio dove andrà a finire. Facciamo un attimo di pausa alla non fiction perché sennò questo video diventa troppo pesante e passiamo a un paio di libri, a un paio di raccolte di poesie che ho comprato sempre quando ho comprato Inferior e Big Capital. Il primo si chiama Plum, è di Holly McNish. E come appunto viene detto anche in copertina, ha vinto il premio Ted Hughes, che è un premio molto importante per la poesia. Questa appunto è una raccolta di poesie, niente di particolare, e non so perché mi abbia attirato, l'ho visto proprio entrando in libreria e la copertina non lo so, mi ha colpita particolarmente, ho visto che dietro c'era un blurb di Kate Tempest, che come sapete mi piace molto, e quindi ho pensato di darle una chance. Dovrebbe essere una poetessa comunque molto giovane, adesso non so esattamente quanto, ma questo, ecco, dovrebbe essere una raccolta di poesie che va a esplorare comunque la crescita, l'entrata nel mondo degli adulti e quindi sono tutte tematiche che mi interessano e a cui sto cercando di avvicinarmi anche con il mezzo della poesia perché di sì, perché ho deciso che voglio cercare di non sentirmi sempre troppo intimorita dalla poesia. Un'altra raccolta di poesie che ho trovato sempre quel giorno è Seasonal Disturbances di Karen McCarthy Wolfe. Anche qui la copertina mi ha attirata molto, ma in questo caso si parla di una poetessa che ha origini, non mi ricordo, ah sì, ha origini giamaicane, quindi è più una raccolta con anche un aspetto, possiamo dire, politico e sociale diverso rispetto magari a Plum che vi ho appena mostrato. Io non so chiaramente quale possa essere l'esperienza di chi è immigrato di seconda, terza, quarta generazione in un paese che in teoria non dovrebbe essere così straniero, ma non è così straniero per questioni di storia coloniale, insomma, tutto molto alieno chiaramente nella mia esperienza, ma proprio per quello. E proprio per tutto quello che sta succedendo ultimamente in generale nel mondo, per quanto riguarda le etnie altre, tra virgolette, chiaramente, ero curiosa di
di vedere questo aspetto in poesia. Poi sono andata a un'altra presentazione, alla London, no, sì, alla London Review Bookshop, si chiama così, vabbè, dove ero andata a vedere anche Ali Smith un po' di tempo fa, e il libro in questione era Rising Tide, Falling Star di Philip Hoare. Non so se si vede, però qua c'è tipo una stella cometa ed è anche un po' in rilievo. Quindi sì, mi sono anche fatta fare l'autografo ed è mancino, non lo sapevo. Quindi, yay! Io non ho letto in realtà Leviatano, quindi sì, sono forse l'unica persona a non averlo letto. Però quando mi è arrivata la newsletter della libreria e ho visto che c'era questa presentazione, ho letto chiaramente di cosa si parlava. E in realtà non è così facile descrivere questo libro, anche soprattutto perché non l'ho letto. Però essenzialmente si parla di mare. Dovrebbero esserci anche delle foto, sì. Si parla di mare, ma non solo, si parla del rapporto che il mare ha con l'essere umano, si parla della sua storia personale, dello scrittore, e non so se sia ancora uscito, si fanno tantissimi riferimenti anche letterari a Shakespeare, Virginia Woolf. Riferimenti anche a David Bowie, ma appunto non so se sia ancora disponibile, ma credo che quell'incontro sia stato registrato per un podcast. Lui era intervistato da Olivia Lang e veramente hanno parlato di tutto, hanno toccato tantissimi argomenti ed è stato bellissimo, una presentazione molto molto emotiva che appunto mi ha fatto venire voglia di leggere altri 1.000 libri. E non so, lui è una persona veramente splendida, va a nuotare tutti i giorni, tipo a Southampton, non oso immaginare cosa possa voler dire andare a nuotare di prima mattina in un mare del genere, ma ok. E niente, non so, ne parlavo anche con Pamela di Last Century Girl e non sapevo bene come descriverle questo libro perché. Anche così, leggendo la quarta di copertina, non è facile riassumerlo perché appunto va a esplorare il rapporto del mare con l'arte, con la sua vita, con le vite degli artisti, insomma, non vedo veramente l'ora di leggerlo. E chiaramente sotto vi metto tutti i titoli e vi faccio sapere se riesco a trovare informazioni sulla traduzione, ma essendo lui così famoso, presumo che prima o poi arriverà anche in Italia. E sempre per collegarci, appunto ai libri che mi ha fatto venire voglia di comprare, posso parlarvi di libri che ho comprato con Pamela, che era a Londra la settimana scorsa, e poi passo ad altri libri che ho comprato prima, ma insomma, visto che questi si collegano a Philip Hoare, mi sembrava interessante. Vi dicevo che appunto in questo libro lui fa riferimento a tanti artisti, tanti scrittori e durante la presentazione hanno parlato anche di Virginia Woolf e delle onde. Io non lo possedevo e ho pensato che fosse arrivato il momento di comprarlo e quindi l'ho comprato in questa bellissima edizione della Vintage che non lo so, cioè. È meravigliosa, penso che prima o poi mi comprerò tutti i libri della Wolf con queste copertine. Le fa vedere qua, non so se si riescano a vedere benissimo perché sono bellissime. E niente, quindi l'ho comprato perché ho pensato è giunta l'ora e volevo fare doppietta, no, fra questi due libri e vedere cosa ne salta fuori. Poi, sempre per la questione raccolte di poesie. Tutte e due ci siamo comprate The Princess Saves Herself in This One di Amanda Lovelace, che io non avevo mai sentito nominare. Sia come copertina sia come stile dentro, ricorda molto Milk and Honey di Rupi Kaur, ma in realtà questo l'ho finito ieri sera, non è allo stesso livello. So già che Milk and Honey non è, insomma, Sylvia Plath. Ma come livello, chiaramente no, però è una raccolta che comunque mi ha lasciato qualcosa
e che mi ha fatto venire voglia di aspettare la sua nuova raccolta. Questo è meno incisivo. Anche qui ci sono riferimenti a violenze di vario genere, a cancro, depressione, insomma, argomenti chiaramente non leggeri. Ci sono anche poesie più leggere, sì, più leggere, non saprei trovare un altro termine per descriverle, però in generale non mi ha lasciato così tanto quanto Milk and Honey e non so, questo stile a me piace, di poesia molto semplice, con no, le parole con molti a capo, diciamo, però dopo un po' era un po' troppo esagerato, ecco, ogni parola andare a capo, non so come dire. Quindi sì, peccato, però in realtà la scrittrice, se la seguite su Twitter, per dire, è molto simpatica, non so come dire, posta cose carine, eccetera. Spero, insomma, che magari in futuro scriva altro e vedrò, insomma, se darle un'altra chance. Poi l'ultimo libro che ho comprato appunto con Pamela si collega all'ultimo gruppetto di libri ed è I'm Not Your Negro di James Baldwin. Questa è una raccolta di scritti tratti da un romanzo rimasto incompleto, inconcluso, perché l'autore nel frattempo era morto, da cui è stato tratto il documentario dallo stesso titolo, che però non ho visto. Me lo sono perso al cinema, non è su Netflix da quanto ho visto, oppure me lo sarò perso anche su Netflix, non lo so, ed ero molto curiosa. Volevo cominciare da questo per avvicinarmi a James Baldwin, perché mi sembrava appunto un piccolo compendio, un piccolo assaggio, e in effetti così è stato. Quindi ha molte fotografie, pezzi di interviste, appunto stralci da questo libro che lui stava scrivendo e che però non è riuscito a finire, e questo libro avrebbe dovuto essere su Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King, ma appunto non è riuscito a completarlo. E James Baldwin era un autore molto coinvolto nella lotta per i diritti civili delle persone di colore in America, e ha scritto vari romanzi che riflettono questa sua lotta per i diritti civili, ma vanno anche ad essere molto moderni, nel senso che parlano apertamente di relazioni omosessuali, cosa che per l'epoca chiaramente non era così, non era una cosa da tutti i giorni, ecco. Quindi sono curiosa di leggere molto, anzi, se sapete consigliarmi da quale romanzo cominciare, mi fareste un favore. E appunto, sempre collegato a questo discorso, ho comprato questo libro che si intitola Why I'm No Longer Talking to White People About Race, di questa giornalista che si chiama Rani Edo Lodge, non so come si pronunci. E questo è un romanzo appunto sulla questione razziale, se così vogliamo chiamarla, in Inghilterra. Vi lascio magari sotto un podcast dove lei viene intervistata ed è molto interessante perché essenzialmente lei aveva scritto un post sul suo blog con questo stesso titolo spiegando i motivi per cui avrebbe smesso di parlare di razze, non mi piace la parola razza, però vabbè, con le persone bianche. Questo post è diventato virale e da lì le è stata offerta la possibilità di scriverne un libro. Come per Inferior, anche se parliamo chiaramente di argomenti diversi, anche questo libro è pieno di note e di rimandi ad articoli, a studi, eccetera. Quindi è un libro molto, molto studiato, ragionato, pensato, non è il classico libro sputato fuori così per scopi commerciali come spesso capita con blog post che diventano virali. No, in questo caso si vede che è una giornalista che l'ha scritto, sono a poco più di metà, ed è veramente molto interessante. Sentiamo molto spesso, soprattutto negli ultimi giorni, parlare chiaramente dei fatti che sono avvenuti in America,
E quindi, in un certo senso, quando sentiamo parlare di questi argomenti, è sempre legato agli Stati Uniti. Questo invece parla di Regno Unito. E ovviamente, abitando qua, mi sembrava molto interessante leggere qualcosa su questo argomento, capire di più anche i rapporti con le ex colonie del Regno Unito, e sto scoprendo cose veramente inquietanti. Che fanno riflettere molto e penso che sia un libro davvero molto interessante. Anzi, se conoscete libri sugli stessi argomenti, per quanto riguarda l'Italia, fatemi sapere perché penso che anche in Italia ci sia bisogno di ragionare un po' in maniera più intelligente sulla questione immigrazione in generale. Ma vabbè, basta con gli argomenti super impegnati, passiamo a fumetti. È uscito l'ultimo volume di Paper Girls, il numero 3. È una figata, è bellissimo. Non vi posso dire niente perché se non avete letto i primi due vi spoilerò tutto. Però, cioè, dai, è bellissimo. Io non vedo l'ora che esca il prossimo e sono molto, molto pompata. Ah, tra l'altro, abbiamo comprato, non ce li ho a portata di mano, però abbiamo comprato anche i primi due di Saga, non li ho ancora letti, però il mio ragazzo non è sembrato così entusiasta come lo è di questo, quindi non lo so. Questo a me fa impazzire. Se non sapete, volete buttarvi sul mondo dei fumetti, andate con Paper Girls. Sono sicura che l'uno e il due sono tradotti da Bao, non mi ricordo il nome della traduttrice o del traduttore perché li ho sempre presi qua, però vi lascio sotto. E niente, figata. E poi ho preso due zines, in pratica. La prima si chiama Cosmos and Other Stories, ed è di Rosie Hathaway, ed è una piccola collezione di tipo storie, e ci sono molti appunto disegni fatti dall'autrice. È veramente piccolino. L'ho preso da Gosh, sempre, che ha uno spazio, vi dicevo appunto, per editori indipendenti e autopubblicati come le zines, e è molto carino, è molto delicato. Sì, si legge veramente 2 minuti, però mi è piaciuto molto perché sono tutte storie molto brevi, ma molto non so, mi piace anche risfogliarlo adesso così, riguardarlo, perché sono piccoli spaccati di vita dove si può ritrovare qualcosa di noi. E l'ultimo, ce l'abbiamo fatta, è Records and Tea di Henry Miller. Io non ho idea di cosa sia questa cosa, in realtà. Da quanto ho capito, è un qualcosa che è andato in onda su una delle radio della BBC. E la cosa che mi ha fatto decidere di comprarlo è stata che è andata in onda sulla BBC Six Music giovedì 4 febbraio 2016. E il 4 febbraio è il mio compleanno. Quindi motivo estremamente serio per comprare questa cosa, però non lo so, mi sembrava molto carino e interessante ed è una cosa che non avevo mai visto e quindi ho pensato, boh, perché no? E basta, sto cercando cioè sono molto interessata a leggere più zines e più autori autoprodotti, e quindi volevo, insomma, ho cominciato a buttarmi su qualche cosina che aveva catturato la mia attenzione da Gosh. E niente, direi che siamo arrivati alla fine. Se avete letto qualcuno di questi libri, fatemi sapere, ne parliamo sotto nei commenti. E niente, noi ci vediamo al prossimo video che spero sia presto. Dovrei cominciare un attimo a organizzarmi meglio. Lo dico ogni volta, poi non lo faccio, ma stiamo lavorando per voi, più o meno. Ci proviamo. Ci vediamo. Ciao ciao.